Si è chiusa così con tante luci di cellulare accese nel buio di una piazza Umberto di fine ottobre la manifestazione che i ragazzi di Bari Pride hanno organizzato per protestare contro l'affossamento del DDL Zan in Senato, avvenuto in settimana con la cosiddetta tagliola. A una settimana esatta dal Pride i ragazzi, circa un migliaio, sono tornati nella stessa piazza proprio per manifestare a gran voce contro quella che hanno definito una brutta scena per la democrazia italiana. Un'azione spontanea, nata dal basso, sull'onda emotiva delle tantissime richieste da parte di realtà politiche e associative LGBTQI+, e non, unite dal bisogno di esprimere un'idea di cittadinanza in cui non c'è più spazio per le discriminazioni. Si scende di nuovo in piazza per ricordare innanzitutto a noi stessi che probabilmente dovremmo nutrire meno fiducia in queste istituzioni che dimostrano per l'ennesima volta di essere molti passi indietro rispetto alle persone che chiedono tutele, che chiedono servizi e che chiedono che non esista il diritto a discriminare, perché non rientra nella libertà di espressione ma è mera omolesbobitransfobia istituzionalizzata, e noi siamo qua oggi per chiedere a gran voce molto di più dei DDL Zan. Il disegno di legge Zan era già un testo di compromesso e come tale poteva e doveva essere approvato. Noi ci speravamo che i passi indietro che erano già stati fatti potessero bastare al centrodestra, che invece ci manda chiaro un segnale: nessuna parità fra noi e loro. Dobbiamo ripartire dalle nostre vite, dobbiamo ripartire dal concetto che i giovani e le giovani LGBT vanno tutelati, vanno difesi all'interno dei posti di lavoro. Dobbiamo ripartire dal sensibilizzare a quelle che per alcuni possono sembrare goliardie, possono sembrare questioni di opinione personale, ma non lo sono. Sono violenze che vanno avanti con delle escalation sempre più gravi.